discorso di non essere legati all'estetica finale dell'architettura. Questo ci permettiamo di dirlo anche perché sono il primo anno, quindi anche 4 anni, 5 anni, altri 4 anni per fare tanta esperienza. Ma essere molto attenti al metodo. Infatti ci piace chiamare come corso un corso metodologico di progettazione, anche se di progettazione. Perché il metodo è quella cosa che tu apprendi all'università, poi dopo non apprendi più i sistemi, i tempi della professione non ti permettono. Quindi sicuramente questo è il primo ingrediente. Il secondo ingrediente è guardare quello che c'è. È una citazione che mi ha donato Giuseppe Arias, che è l'artista che ho conosciuto, di Jim Jarmusch, che dice prendi tutto e ruba tutto, e conclude Jim Jarmusch citando Truffaut, non è importante dove prendi, ma è importante dove lo porti. Questo è un aspetto fondamentale anche di questa mostra. Noi non ci sentiamo, e questo l'ho detto a tutte le persone che hanno coinvolto, esponiamo una cinquantina di esempi, abbiamo coinvolto tanti studi e ci auguriamo, perché è proprio molto difficile catalogare anche gli studi che lavorano in questo ambito, ci auguriamo che questa mostra si arricchisca nel tempo, ma abbiamo detto tutti noi non ci sentiamo depositari, noi ci sentiamo come dire, dei catalogatori e stiamo attenti a quello che succede intorno. Però lo studente, quello che consiglia uno studente è quello di essere molto attenti a quello che circonda, dall'amico addirittura che tu vedi, cioè quotidianamente, la tua esperienza fisica, materica, con i materiali, e attraverso questo imparare come dire, a mutuare quello che si vede, che è poi un insegnamento di agonossismo. L'altra cosa, chiaramente, vabbè, un altro ingrediente è il lavoro. Questo ce l'ha insegnato Tavola, ancora prima. Su questo direi che questi sono gli ingredienti che abbiamo in primo. Perfetto. Aggiungo solo, da una parte, l'ha già detto lui, la passione per quello che si fa, che sia architettura, che sia fotografia, cinema, arte, tutto, qualsiasi cosa, è innanzitutto la passione che poi porta alla curiosità e altro. E poi già avere fiducia in se stesso, comunque già pensare che le capacità uno ce le ha già. Infatti quello che diciamo noi non diamo idee, non diamo soluzioni prefinite ai nostri studenti, ma loro hanno già delle idee che già valgono. Noi gli diciamo più o meno qual è la strada per indirizzarsi, quali sono le migliorie. Però questo mi sembra una cosa fondamentale, perché spesso invece si cerca di dare un modello, quando invece gli studenti, e lo vediamo soprattutto al primo anno proprio perché non sono stati ancora influenzati diciamo dagli stili di architettura, hanno una grande capacità di inventiva, una grande capacità di scoprire forme, materiali e innovativi che spesso impariamo noi stessi. E l'ultima cosa più concreta, diciamo così, è il taccuino. Noi consigliamo sempre, anzi consigliamo in maniera sostanziale, l'uso del taccuino, perché non tanto in sé così come cosa, ma il fatto che diventa un quaderno di viaggio, delle note di viaggio rispetto alle proprie passioni, quello che vede, le mostre, un film, un paesaggio che vede, e tutto questo nel nostro caso contribuisce a formare l'architettura, in questo caso l'uomo.